Thank you.
stata facile perché abbiamo trovato una squadra che sotto l'aspetto della fase difensiva l'ha fatta molto bene. Si difendevano con più uomini e per noi hanno occupato molto bene le fasce laterali e per noi è stato un grosso problema venirne a capo, però una volta venuti a capo insomma, abbiamo creato degli spazi che nel secondo tempo non siamo riusciti a farli fruttare bene perché probabilmente anche il terreno di gioco un pochettino ha ritardato questa azione di contrattacchi che avrebbero dovuto essere molto più veloci. E invece questo non è stato possibile, un po' per il campo e un po' perché anche loro sotto l'aspetto detto della fase difensiva la facevano molto bene. Il gol attribuiamo a Marra o a Tiribocchi? No, guardate che non è facile, perché io ritengo non è facile fare questi tipi di gol, perché se Tiribocchi avesse fatto il gesto tecnico bello come è stato, ma Marra non si fosse trovata al momento giusto, al posto giusto, probabilmente non saremmo adesso non avremmo vinto la partita, perciò i meriti vanno ugualmente divisi, ma non solo a Marra e Tiribocchi, ma vanno ugualmente divisi alla costruzione dell'azione, perché mi sembra che sia stata un'azione corale, mi sembra che Di Giulio, se non sbaglio, ha verticalizzato per un attacco nello spazio di Tiribocchi, perciò voglio dire che c'è stato un pochettino il movimento di più giocatori e questo ha favorito un pochettino il gol, perciò i meriti vanno ugualmente divisi per tutti quanti. Sì, soprattutto il primo tempo, quando eravamo ancora in parità, non riuscivamo a trovare il nostro solito gioco. Loro molto messi bene in campo, facevano sulla corsa la loro arma migliore perché tutti giovani, quindi si davano da fare tutti. Io ho visto una buona squadra, magari un po' d'esperienza gli manca, ma una buonissima squadra. Innanzitutto dobbiamo dire che sono tre punti di oro in virtù delle due trasferte che ci abbiamo, in modo che ci fanno stare un po' tranquilli in classifica. Abbiamo visto oggi una Lodigiani veramente grintosa, combattiera. Oggi era veramente difficile fare il risultato, ci voleva un grande Benevento per vincere questa partita. La Lodigiani diciamo che ci ha fatto giocare poco, noi sì abbiamo fatto un po' di tutto per giocare come al solito, però è stato anche il merito della Lodigiani diciamo, tamponare. E io devo dire che oggi la qualità migliore nostra è stata il fatto che abbiamo concretizzato alla minima occasione rispetto alle altre partite. Le altre partite creavamo 7-8 occasioni da gol e sbaglio, invece oggi alla prima occasione abbiamo fatto gol. Ma ci sono, rispetto all'anno scorso abbiamo degli equilibri diversi a metà campo, quindi avendo delle caratteristiche insomma, anche di contenimento mi sacrifico di più rispetto ad altri centrocampisti come, non so, come Di Giulio oppure Manni. Insomma, ho il compito anche di recuperare più palloni rispetto a loro, visto che loro hanno più propensione offensiva di quanto ne possa avere io. Abbiamo preso un gol a livello banalissimo, diciamo. Via, è stato troppo facile fare gol in una situazione dove potevamo gestirla meglio. Qui inizialmente non è successo niente, tranne qualche azione iniziale nostra che potevamo sfruttare meglio. E lì, ecco, lì è venuta fuori la nostra, un pochettino, il nostro limite, se vogliamo chiamarlo così, perché se uno non riesce a concludere fuori casa qualche palla gol, non è che te ne capitano molto. Insomma, a noi è un problema molto serio, perché poi che si possa subire un po' una squadra buona come il Benevento ci sta, e lì abbiamo preso gol, poi ci è diventato veramente tutto molto difficile. Merito anche di Simone, tanto di merito a Simone, perché ha fatto una cosa da grande giocatore e io sono stato bravo a metterla dentro, però quasi il merito è tutto di Simone. E il calcio è così, domenica ho sbagliato dove potevamo vincere e oggi ho segnato e ho fatto vincere i miei compagni, è così.